saluto. Grazie, grazie. Complimenti. Grazie. A Geppo che è seguitissimo, grazie. È seguitissimo sui social. Quanti sono i follower globali tra in tutti? In totale, riunendo tutti i social, superiamo il milione. Un milione di follower, complimenti a Geppo. Va bene. Allora, la prego. Colloquio di lavoro. L'esaminatore col curriculum in mano sta ponendo le classiche domande di rito al candidato. A un certo punto lo guarda e gli fa: come se la cava con i rapporti con gli altri? Guardi, per 6 anni di seguito sono stato migliore impiegato presso la Unilever nella sede di Ginevra. Bene. Conoscenza delle lingue? Parlo correttamente 7 lingue, tra le quali il russo e il cinese, nelle declinazioni del cantonese e del mandarino. Beh, notevole. Conoscenza del mondo dell'informatica? Per 4 anni di seguito sono stato miglior programmatore presso la Microsoft nella sede della Silicon Valley in California. Quello fa bene. Vedo veramente che ha tutte ottime referenze. Qualche difetto? Sì, dico un sacco di cazzate. Ma è bravissimo! Ma io non lo so! Io non lo so! Capita nella vita reale! Io non lo so! Capita nella vita reale! Ma non lo so, non lo so! Bene, devo dire, in casa. Devo dire, insomma... È sabato sera, una signora sta finendo di sparecchiare e a un certo punto il telegiornale comincia a tirare fuori i numeri del Superenalotto. Lei si ricorda che ha giocato, tira fuori la schedina e comincia a controllare. 71, ce l'ho. 19, ce l'ho, cavolo. 12, oh, ho fatto 3. 44, ho fatto 4. 61, ho fatto 5. Quando esce il 4, fa 6, comincia a strillare per tutta casa. Ho fatto 6! E corre per tutte le stanze, ma il marito in quel momento non c'è. Esce sul terrazzo, spalanca la finestra e vede il marito che parla con un amico dall'altra parte della strada. Lo guarda da sul terrazzo e gli fa: Franco, abbiamo fatto 6! E il marito, come sente così, guarda in alto, taglia al volo la strada per tornare a casa. In quel momento passa un taxi, pam! Lo schiaccia a terra. La signora con la schedina in mano da sopra il terrazzo fa: oh, quando è il giorno giusto c'è niente da fare.